Questo è un gioco di palle difficile da mettere insieme. Sono partito a fare i sette astri perché? Questo lo dovreste sapere tutto. Ovviamente, quando noi parliamo di astri, non stiamo parlando di quelli che stanno in cielo, di cui si occupano gli astrologi. Anche di quello, ma non in quella maniera lì, quello lo lasciamo ai diversamente intelligenti. Qui dobbiamo avvicinarci più a Jung, quindi a un simbolismo. Seguono il modello che noi potremmo dire pitagorico adesso, matematico. Cioè la matematica è la filosofia perfetta, la scienza perfetta, le altre sono approssimative. La matematica parte da un postulato, ovviamente, e quello è indimostrabile, ma bisogna affidarsi a un postulato. È come se prendessi un mazzo di carte, 40 carte, e ne usassi 13, 14. Ho cercato di farvi un gioco con un numero di carte minori. E poi ciò che è universitario, ciò che è diventato scientifico, non va a prendere tutta la realtà di quello che andiamo a prendere, perché va a prendere solo l'elemento chimico, l'elemento vitale, animico, l'elemento simbolico, l'elemento di corrispondenza, non ce lo prende. Non prende i sapori, non prende l'intercettazione che abbiamo noi con quello. Dà un prodotto, ma non dà un rapporto con la persona. Tutto diverso. Il rapporto con la persona è decisamente diverso da una pillola ayurvedico del Shat Kala Kriya Kalas. Io ho la carta col cancro, metà dei farmaci sono stati sostituiti con omeopatici dai veterinari e la carta evidentemente condizionata da placebo gli funziona, no? Cioè, più fregnaccia di quella di Carattini, lo vedi col mio micio. Josie è testimone di Geova e quindi è cancro. Rossella è acqua, Tommy è aria? C'è l'aria Acqua. qui, acqua come Eh? Sta dando aria? Che sono fatti dai semi delle carte. Da lì vengono. Le carte originariamente sono i tarocchi, che dove si giocano nel nord-est d'Italia, si gioca con i tarocchi nell'osteria, sono 70, 72, sicuro? No, 74 o 76, no, 5, 74 carte, 14, 28, 5, 78 carte. però i 22 non li usi mica per giocare, no? Penso di sì. Pensavo Ah no, mi sa che lo la usano maggiore tutti. dei E praticamente i segni sono dall'1 al 10 più Fante, Cavallo, Regina e Re, che sono stati divisi una parte in Italia e una parte in Francia, divisi, però Ori è la terra, Coppe, Spade è l'aria e Bastoni è fuoco, poi si vede che c'è fuoco intorno. Sono i quattro segni delle carte, perché ognuno ha dei meccanismi, dei sistemi che ribattono anche su degli organi. Perché l'elemento fuoco, per esempio, ci avrà il cuore o il fegato? A chi non lo sa? che c'è nel Il cuore o il fegato, l'elemento fuoco? Eh? Che c'ha secondo te? Fegato. Il cuore c'ha l'elemento aria. Gli antichi pensavano che nelle vene passasse l'aria. Poi c'è la milza, che è un organo non considerato, e poi c'è il cervello. Così venivano, questi erano gli organi di massima considerazione, che pensavano che il cervello producesse il muco, mentre la milza serve a far uscire con le mestruazioni il sangue sporco, a gestire tutto lo sporco che esce. Questo tanto per capire un po' come va a finire. Dopodiché,
se noi andiamo a prendere gli elementi e andiamo a prendere gli astri e li mettiamo insieme, che succede? Sempre Sagittario sei? No, sei come sei? Ariete. Ariete, sei sempre Ariete. Quindi fuoco fuoco sei. Quindi Ariete che vuol dire? Tu sei Marte e sei fuoco. Se nel fuoco ci metti Marte, si chiama Ariete. Se nel fuoco ci metti il Sole, si chiama? Se nel fuoco ci metti Giove, se Marte lo metti nel fuoco, si chiama Ariete, se lo metti in acqua, si chiama Scorpione. Chiaro? Perché ogni organo è collegato con 11 per 11, 121 possibilità diverse, 122, 11 per 11 quanto fa? 121. Più 1, 122. 122 possibilità diverse per 12, 122 per 12, abbiamo una combinazione che sarebbe oltre 1400.